Per una tranquillità in più, è bene che ogni mamma sappia riconoscere alcuni segnali che potrebbero indicare che è il momento giusto per andare in ospedale. Quali sono questi segnali? Innanzitutto, la regolarità delle contrazioni. Queste devono essere una ogni 5 minuti, della durata di 50-60 secondi per almeno un'ora. In alcuni casi è possibile avere degli indurimenti della pancia. Si tratta delle contrazioni di Braxton Hicks. Sono delle contrazioni fisiologiche che si differenziano da quelle del travaglio perché non dolorose. In questo caso non bisogna andare in ospedale. Oltre alle contrazioni regolari, ci sono altri segnali che il nostro corpo ci manda, per cui è necessario recarsi in ospedale. Vediamoli insieme. Possono essere le contrazioni dolorose, ma non a termine di gravidanza. La rottura del sacco amniotico, la perdita delle acque, soprattutto se il liquido non è chiaro, è bene recarsi abbastanza in fretta in ospedale. La perdita di sangue. È bene recarsi in ospedale in fretta e sarebbe opportuno andare nell'ospedale più vicino dove mi trovo. I movimenti del feto a termine di gravidanza sono 10-12 nelle 24 ore. Se ne riscontro di meno, è bene andare in ospedale. Il rialzo della pressione arteriosa, che va ad essere uguale o superiore a 140-90. E ogni qualvolta mi sono preoccupata per qualcosa di insolito, è bene andare in ospedale. Avrai sentito parlare di tappo mucoso. Con questa espressione si indica una parte gelatinosa che può essere espulsa dalla vagina, ma non indica l'inizio del travaglio, che può essere posticipato anche di una settimana. Quando si è a casa e si cominciano ad avvertire le prime contrazioni, ci si può aiutare con una respirazione lenta e profonda, con delle tecniche di rilassamento se già le adoperate, oppure fare anche un bagno caldo o una doccia posizionando il doccino dove c'è dolore, sempre in una situazione di sicurezza e mai a casa da sole. Quando si va in ospedale per il lieto evento, è bene portare con sé tutto ciò che è utile per sé e per il nascituro. Pochi elementi, ma indispensabili per un soggiorno confortevole. Sul nostro sito www.mangiagallicenter.it potete trovare tutto ciò che consigliamo sulla base della nostra lunga esperienza. Se posso darvi un consiglio in più, dividerei in due valigie il necessario. Una borsetta della sala parto, solo con il necessario per il travaglio e il parto, e una seconda valigia il resto del pacco degli assorbenti, le tutine per il bambino nei giorni successivi, i vari cambi della mamma, eccetera eccetera, di modo da poter lasciare la valigia grande in macchina e prenderla in un secondo momento, cioè al trasferimento in reparto, di modo da essere più liberi in sala parto. È arrivato il giorno del parto e bisogna essere pronte. E allora qualche consiglio pratico. Puoi farti accompagnare con la macchina fin davanti all'ingresso della clinica Mangiagalli. Poi vai a suonare il campanello dell'accettazione ostetrico-ginecologica mentre il tuo accompagnatore va a parcheggiare. Potrai passare qualche tempo in pronto soccorso prima di essere trasferita in sala parto, che è una stanza singola. Oppure passare dalla sala travaglio, una stanza doppia a due letti. Durante il travaglio ed il periodo espulsivo ci sarà l'ostetrica di sala parto che ti seguirà passo passo e ti spiegherà cosa puoi o non puoi fare in base al momento del travaglio ed in base alle condizioni cliniche. Anche per la respirazione sarai seguita passo passo, soprattutto nella fase espulsiva. L'esperienza del nostro team di ostetriche vi deve far sentire sicure. Una volta nato ti verrà messo il bimbo sul grembo
e si darà così la possibilità a mamma e bambino di conoscersi attraverso il pelle a pelle, lo skin to skin. Questo periodo dura 2 ore, compatibilmente con le brevi pause per le dovute profilassi da fare al bimbo. In queste 2 ore anche la mamma starà sotto stretto controllo ostetrico per poi essere trasferita nel reparto prescelto, puerperio o Santa Caterina. Anche per quanto riguarda i bimbi nati da taglio cesareo, l'iter è lo stesso, compatibilmente con i tempi della fuoriuscita della mamma dalla sala operatoria. Il tempo di permanenza in ospedale va dai 2-3 giorni per un parto spontaneo ai 4 giorni per un parto cesareo. In ogni caso si rimane in ospedale fino a che le condizioni cliniche sia della mamma che del bambino lo consentono. In ogni momento, anche se ricoverata in ospedale, avrai modo di vivere serenamente la tua condizione di mamma e accanto al nuovo nato e a parenti e amici che ti verranno a trovare.